movimenti di entrambi. Tutto questo prevede allenamenti costanti e per lunghi periodi. Questa specialità è quella che differenzia il jiu-jitsu dalle altre arti marziali e che spesso viene copiata per esibizioni da parte di altre discipline. I ragazzi dell'Unione Sportiva, nella gara nazionale che si è svolta a Genova domenica scorsa, hanno conquistato il terzo e il secondo posto. E ora le tecniche di difesa duo basic. Sono tecniche di base mediante le quali gli atleti hanno il primo approccio con l'autodifesa. Lo scopo è quello di far capire che per neutralizzare l'avversario non serve l'uso della forza, ma bisogna imparare a conoscere gli squilibri, sfruttando la forza di colui che attacca. Questo tipo di difesa si chiama duo basic. Nella gara di domenica scorsa svoltasi a Genova, i nostri ragazzi hanno conquistato il primo e il secondo posto. Vedete anche un giovane atleta, Luca, che combatte con la maestra Stefania. E vedete Puzzanghera Daniele con Panciroli Roberto, Aquilino Marzia con Darretta Federica, Lavaggetto Riccardo con Pinna Lorenzo, che hanno appunto vinto la gara di domenica scorsa, Stefania Maestra e Bombara Luca. L'Unione Sportiva vi saluta con Pinno Lorenzo, Lavaggetto Riccardo, Suman Manuel, Aquilino Marzia, Panciroli Roberto, Puzzanghera Daniele, Bombara Luca, Ricorda Mattia, Viaggiotti Mirko, Ricorda Stella, Daretta Federica, Ciuffetti Edoardo. Un grande, grandissimo applauso agli amici dell'Associazione Italiana Jiu-Jitsu. Io invito il vicepresidente della Fondazione Pierluigi Vinai, ho visto anche l'assessore allo sport del Comune Stefano Anzalone, l'assessore allo sport della provincia di Genova Giulio Torti, tutti amici che hanno veramente contribuito per la realizzazione di questa serata. Quando vorranno a recarsi qui sotto il palco, abbiamo riservato pochi posti e poi li faremo salire sul palco in acrobazia, così anche loro ci faranno vedere se sono o no degli sportivi. Questa è la notte magica dello sport, questa è Genova in festa. Quattro giornate di gioco, di confronto, di sport e di solidarietà con la Fondazione Carige, il Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport. E dal Jiu-Jitsu noi passiamo al Karate, il meglio del Karate. Bambini e atleti di livello nazionale coordinati dal vicepresidente della FIGILCAM Liguria, Franco Quaglia, che chiamo qui al mio fianco, e dal direttore tecnico regionale Lino Falgiani. E allora vediamo con loro con che cosa inizieremo. Dove è andato a finire il microfono? Il cono? Se lo sono portati via? Allora, buonasera ad entrambi. Buonasera ad entrambi. Ecco che ci ha raggiunto anche Pierluigi Vinai. Allora lo prego di venire qui. Tra poco chiameremo anche Giulio Torti. Utilizzeremo, io credo, poi per i saluti i momenti in cui avremo degli intermezzi. Lascerei la parola a Pierluigi Vinai per salutare la piazza per l'ennesima volta. Da giovedì mattina, credo sia l'ennesima, è una bella soddisfazione trovarci qui questa sera con la Notte Magica. Grazie Michele, ma io credo che la sensazione che abbiamo di queste giornate è una sensazione di aver fatto qualche cosa di buono, qualche cosa di utile, un servizio pubblico. D'altronde il nostro obiettivo deve essere quello, la nostra missione è quella, e quindi se riusciamo a rendere qualche cosa di buono alla comunità in cui viviamo, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Voi avrete visto in questi giorni, e vedrete ancora domani, un'intensità di attività meravigliosa, dal Porto Antico su fino a Piazza De Ferrari. Abbiamo poi avuto due serate, una ieri sera splendida e la seconda questa sera, in cui lo sport, quello con la S maiuscola, quello
che ha una funzione educativa, sociale, ha una funzione di capacità di stare insieme, di fare le cose insieme, di crescere insieme. Grazie a Pierluigi Minari, un ringraziamento che io voglio girare a Giulio Torti, che chiamo qui al mio fianco, assessore allo sport della provincia di Genova, è la terza volta che lo dico, l'ultima, il padrino della Notte Magica, è nata insieme a lui, è nata con la stessa passione, l'anno scorso siamo rimasti al Porto Antico, quest'anno entriamo in questa fantastica piazza, Giulio, i ragazzi sono già pronti, quindi faremo pochissime chiacchiere, poi ti richiameremo in causa per una premiazione tra poco, con la provincia di Genova, il comune, la regione, la fondazione, siamo in festa, in Genova in festa, con la Notte Magica. Sì, ieri abbiamo premiato i campioni, coloro i quali dello sport vivono professionisticamente. Oggi invece, sia al Porto Antico che questa sera, viviamo lo sport vero, quello che rispetta le regole, quello che fa dello sport una cosa sociale, porta avanti la socialità e quindi lo sport con i suoi valori credo che sia la cosa più importante. Noi crediamo sempre in queste cose, abbiamo cominciato con l'etica e sport nella provincia di Genova cercando di tramandare a tutti, compreso il CONI, tutte le federazioni, tutte le società, che lo sport doveva essere un segnale importante per la nostra società. Forse non ci siamo ancora riusciti, ma secondo me siamo sulla strada giusta e credo che la festa giovani, credo quello che ha fatto oggi la provincia al Porto Antico, quello che ha fatto ieri sera, ci siano veramente tutte le possibilità di poter ingaggiare un percorso che sia il futuro delle nostre nuove generazioni. Io credo e vi ringrazio tutti, ma ringrazio soprattutto coloro i quali ci hanno messo molto impegno, i volontari in modo particolare. Come istituzione abbiamo fatto il nostro dovere. Ringrazio Michele perché ci è stato sempre vicino, ha voluto, giornalmente ci sentivamo 5, 6, 7 volte perché c'è sempre qualcosa che rimane indietro. Ma credo che con queste nuove generazioni costruiremo veramente tutti insieme la nuova società. Grazie. Grazie a Giulio Torti, grazie a tutti davvero di cuore e noi partiamo il karate. Chi abbiamo, ragazzi? Buonasera a tutti, abbiamo i protagonisti che sono loro, sono le giovani leve, speriamo i futuri campioni della nostra regione, sono tutti della città di Genova che adesso si cimenteranno in esercizi. E per loro questa è una grande emozione, trovarsi su un palco, perché è un'emozione per noi tutti. Intanto voglio ringraziare perché sicuramente è una vetrina questa che passerà veramente, è indimenticabile, passerà veramente la storia. Quindi adesso darei subito il via al tecnico Rossi, il quale farà vedere, le mette in ordine e passeranno le prime tecniche che i ragazzi eseguono in palestra. In Liguria 40 società, 150 tecnici, 2000 iscritti, 2000 atleti, prevalentemente nella fascia giovanile. Questo è a dimostrare quello che in questi ultimi anni l'arte marziale è diventato uno sport aperto a tutti. Sport aperto a tutti grazie anche all'avvicinamento della nostra disciplina nelle scuole, quindi la nostra federazione anche lei ha partecipato a quello che è un progetto sport a scuola, dove si lavora con tre fasi, una fase destrutturata, una fase semistrutturata e una fase strutturata dalla tecnica. La parte, questa qua che vedete, è una parte specifica dove si lavora con le tecniche, cercando logicamente di lavorare con tecniche di base ma elementari. La fase che invece andremo a vedere dopo, tanto salutiamo i ragazzi, fate il saluto, grazie, e indietreggiate così montiamo il percorso per far vedere quello che è il percorso ludico sportivo.
Intanto io